Lo so che i miracoli sono difficili a 9 giornate dalla fine, a meno 19 dalla prima in classifica che andremo a affrontare adesso, ma io un pochino ci voglio credere. E allora andiamo a giocarci contro la prima in classifica, ancora una minima speranza, poi resteranno 8 partite, ma anche se vinciamo, sinceramente andremo a meno 16 e non vedo come la Fiorentina possa perdere tutti questi punti ai danni nostri. Però secondo me ho fatto un calcolo e diventa davvero impossibile. Quindi in questo momento mi dovrete scusare, ma io vado a simulare e voglio vedere come finirà. Faremo una simulazione, mancano 8 partite e poi andrò a vedere la Championship, la Premier, le tre squadre che retrocedono e farò richiesta subito, visto che è finita la stagione, farò la richiesta di un ritorno in Inghilterra con una delle tre retrocesse. Ho deciso così. Poi magari più avanti torneremo in Italia, intanto andiamo avanti con le stagioni. Andiamo all'avanzamento e chiamiamo la simulazione. Fiorentina-Genoa a 9 giornate dalla fine. Saltiamo la partita. E perdiamo, quindi, ma era nell'aria. Fiorentina ha giocato un grandissimo campionato. Fiorentina-Genoa 3-0, Brescia-Roma 1-1, Napoli vince col Verona 2-0, Sampdoria 1, Milan 3, la Juve vince alla Spezia 1-0, Lazio-Udinese 2-2, l'Inter tiene banco alla Fiorentina 3-0 alla Salernitana, Bologna-Torino 3-0, Parma-Empoli 0-2, Sassuolo-Atalanta 0-2, la classifica. Fiorentina, attenzione perché c'è sempre l'Inter che tallona a meno 5, 58 punti, Atalanta 54, insomma la classifica la vedete qua, il Genoa è statico lì, ormai non si muoverà più da lì, massimo arriverà a 47-48 punti secondo me. Comunque, vediamo la sfida salvezza, sempre molto aperta, rischia molto il Torino, il Brescia continua a fare punti, quindi presumo che si salverà. Andiamo avanti e andiamo a simularci anche la partita contro l'Arsenal, la simuliamo, saltiamo l'incontro e vinciamo 5-1, non ci credo, non ci credo, l'Atalanta perde 1-0 col Monaco, va bene, chiaramente se andremo in finale vi ripeto che la gioco, Genoa-Inter. Vediamo, saltiamo 1-1 e la Fiorentina anche pareggia all'Olimpico. Mamma mia, una sfida infinita. Buon punto nel derby del 3 punti nel derby del Garda per il Brescia. Il Milan 0-0 col Napoli, la Juve si ferma in casa anche lei con la Sampdoria, Udinese Spezia 1-1, Atalanta Lazio 3-0, vince il Bologna, vince il Torino e vince il Sassuolo. Attenzione perché in guai all'Empoli. Fiorentina 64, sempre meno 5, non cambia nulla davanti, hanno pareggiato tutte, quindi Genoa 42 punti, ve l'ho detto io, non si muoverà da lì. Andiamo a vedere il fondo della classifica, direi che Brescia più 7, con 7 partite ancora da giocare, le basterebbe vincere ancora 1 o 2 per essere sicuro. Torino 32, Sassuolo fa un bel balzo in avanti, 30, il Parma 29, lo Spezia 25, andiamo avanti. Trovato inutile giocare, tanto era troppo il distacco per lo scudetto, è inutile star lì a spaccarsi i testicoli. Ok, andiamo a simulare adesso il ritorno con l'Arsenal e vediamo quello che succederà. Deve vincere 5-0 l'Arsenal. Andiamo a vedere. Simuliamo e passiamo il turno e quindi avremo nei quarti di finale presumo che andremo a incontrare il Tottenham, mamma mia, è un'altra squadra, anche se l'Arsenal quest'anno in Premier è arrivato secondo, lo scorso campionato. Simuliamo la partita con il Bologna e qui arriveranno già le sentenze secondo me. Saltiamo l'incontro e pareggiamo. La pareggite, come la chiama la Gabri.
Bologna-Genoa 1, Inter-Roma 2-2, la Fiorentina, attenzione, guadagna ancora più 2 sull'Inter e quindi si porterà a meno 7 con 6 partite da giocare. Il Milan vince a Brescia, Napoli batte la Juve 2-0, Sampdoria-Udinese 0-0, lo Spezia pareggia, perde in casa il Parma, vince il Torino-Sassuolo e l'Empoli batte l'Atalanta. Fiorentina più 7 sull'Inter, quindi direi che se vince ancora una partita lo scudetto è della Fiorentina. E tutte le altre, come vedete, sono messe così. Andiamo a vedere fondo della classifica. Torino ancora che rischia, lo Spezia direi che ormai è retrocesso. Il Brescia sempre più 7 sul Sassuolo che ha perso col Torino, quindi conserva quasi, non la matematica, ma quasi la certezza di rimanere in Serie A, semifinale d'andata Sassuolo-Genoa. Attenzione, saltiamo l'incontro. Vinciamo 5-2, l'Inter batte l'Udinese. Allora la finale di Coppa Italia ce l'andremo a giocare, eh? Perché la finale non si simula, si gioca. Vediamo. Andiamo sempre a simulare velocemente e passiamo e andiamo in finale con l'Inter. E allora a questo punto la partita di Coppa Italia, la finale, si dovrà giocare. Anche perché almeno così su 4 stagioni ho vinto 2 Coppe Italie. Non male, non male. Se le vinco. Ah no, Borussia, ah già è vero che fanno un sorteggio, chiedo scusa. E qui ragazzi, salutiamo l'Europa League. Salti contro le api, squadra che io tifo in Germania. Saltiamo l'incontro. Non c'erano dubbi, dai, era normale. Perde anche l'Atalanta, quindi il ritorno dobbiamo vincere 3-0 in casa. No, non esiste. Genoa-Parma, siamo alla 33esima di campionato. Andiamo a saltare. 0-0, pareggite. Madonna, la Roma cade in casa 4-0 col Bologna. L'Inter vince con Verona. La Fiorentina, mamma mia, 2-0 a Milano e il Brescia. Con questi 2-0 alla Juve, secondo me è salvo. Udinese-Napoli 2-2, Lazio-Sampdoria 0-0. Atalanta batte un retrocesso ormai matematico. Spezia, Salernitana-Sassuolo 2-2. Torino batte l'Empoli e lo inguaia. Classifica. Più 7 sempre la Fiorentina a 5 giornate dalla fine. Mamma mia, che campionato straordinario. Anche simulandolo è sempre equilibrato. Pazzesco, bello, bello, mi piace. E vediamo la zona bassa. Sassuolo deve fare la corsa sull'Empoli. Torino ormai le basterebbe vincere ancora 2. Brescia è salvo. Più 9 sul Sassuolo è salvo. Grande, grande finale di stagione del Brescia. Complimenti. Bravo, e sarà contenta la Gabri di vedere questo video, che almeno qua si riesce a salvare, a parte che auguriamo una pronta risalita in A, anche se rivali al Brescia, perché tifoseria storica, come si dice, odio e rispetto. Parma 30, Spezia 26, ma è così il discorso anche con le altre, Atalanta e via dicendo. Andiamo avanti. Siamo a meno 5 arriveremo, qui vabbè possiamo anche capire che la finale non sarà nostra. E invece sì la semifinale, ma non ci credo, non ci credo. Ribaltiamo il risultato dell'andata, se non vado errato siamo in semifinale. Incredibile, incredibile cosa fa sta squadra, da Cardio Palma. 34esima col Sassuolo, qui si gioca tanto il Sassuolo, il Genoa ormai non ha più niente da chiedere e vince 6-4, incredibile. Vince la Roma a Parma, Verona vince col Bologna, vince il Milan con l'Inter e vince la Fiorentina con la Juve 3-1. Disastroso campionato della Juve e l'Inter può dire addio ai sogni scudetto. Brescia Udinese 2-2, Napoli Lazio 1-0. Perde lo Spezia retrocesso, pareggia l'Empoli e perde il Torino in casa. Attenzione, Fiorentina 73 punti, 73 punti, dovrebbe perderle tutte e quattro le rimanenti e l'Inter vincerle tutte e quattro. Eh sì,
E così anche l'Atalanta, che è arrivata di nuovo a ridosso per cercare di vincerlo come 2 stagioni fa, incredibile. 47 Genoa comunque ha fatto abbastanza un buon campionato, forse troppi gol subiti. Torino, andiamo a vedere sotto, Torino 38, Empoli 36, Sassuolo 31, Parma e Spezia ormai retrocesse, il Parma torna in B. Piacerebbe farla una master col Parma però, però dalla Serie B, ma non riniziarla più da capo, sempre con questi giocatori. Riniziarne una nuova non ha senso. Ok. Andiamo, siamo in semifinale con lo Sporting, attenzione. Saltiamo l'incontro con l'Empoli e perdiamo 3-1. Vince Sassuolo, pareggia Verona col Parma, il Milan vince col Bologna, Juventus Inter 1-1. L'Udinese stende la Fiorentina ma poco importa. La Lazio vince col Brescia, Spezia Napoli 0-0, vince la Sampdoria e vince il Torino con la Salernitana, quindi il Toro è salvo. Fiorentina 73, Inter 64 e via via tutte le altre. Andiamo a vedere al fondo, vabbè, Torre Brescia salvi. L'Empoli direi salvo, se la giocano ancora Parma, Sassuolo e Bologna. Vediamo chi saranno le altre due andare in Serie B, incredibile. Incredibile com'è sta Master, veramente eccezionale questa serie, davvero bella. Genoa Sporting, semifinale, attenzione, simuliamo. 6-2, mamma mia, no, ma non ci credo, non ci credo. Ma non ci credo, poi andremo a giocarci la finale col Chelsea, ma è incredibile, che cosa è successo? Mamma mia, può succedere, perché può succedere. Torino, Genoa, giornata numero 36. Quindi 3 giornate alla fine, si giocherà molto, ma queste tutte e due non hanno più nulla da chiedere. Salta l'incontro e perdiamo di sicuro. No, 6-0, dai. Vabbè, Empoli Roma 0-0, Sassuolo vince, il Parma pareggia col Milan, la Juve vince a Bologna, l'Inter 2-0 con l'Udinese, la Fiorentina, attenzione, che cade in casa con la Lazio, il Brescia vince, salvo, strasalvo, grandissimo, grandissimo. Da metà girone d'andata di ritorno del Brescia ha fatto qualcosa di straordinario. Napoli che vince con la Sampdoria e l'Atalanta batte la Salernitana in casa 3-1. 6 punti, 6 punti, ma c'è solo più 2 partite da giocare, quindi non lo so come la metterà. Le basta un punto alla Fiorentina per laurearsi la prima volta campioni d'Italia su PES. Fiorentina 73 punti, Inter 67. L'Atalanta 66, bagarre per la Champions League qua, per i preliminari col terzo posto. Sampdoria è andata giù ma ha fatto uno straordinario campionato. La Juve secondo me massimo che può arrivare in Europa League, ma bisogna vedere se vince l'Inter la Coppa Italia o la vince il Genoa. Niente, poi le altre a 2 giornate dalla fine, vabbè, l'Empoli, rischia anche l'Empoli adesso, attenzione. Empoli, Bologna e Sassuolo. Il Parma, non so gli scontri, ma Parma e Spezia in B, c'è poco da guardare. Parma e Spezia retrocedono in Serie B. Andiamo a simulare la semifinale di ritorno con lo Sporting. Ma cosa è successo in questa Europa League? Incredibile. E siamo. Siamo in finale con il Tottenham. Mamma mia. Mamma mia, le giocheremo ragazzi. Penultima d'andata di ritorno, scusate, di questa quarta stagione. Saltiamo l'incontro e qui arriveranno i verdetti. Genoa vince, vince il Torino. Vince il Verona, vince il Milan, vince la Juve, condanna matematicamente, ma era già condannato il Parma. Udinese Bologna 1-0, pareggia l'Inter. La Fiorentina vince, Sampdoria e Brescia 1-0 e Atalanta Napoli 0-2. Signore e signori, Fiorentina 76 punti, ha tenuto duro da non so quante giornate e meritatamente, lo dico, ma fosse stata anche una squadra a noi rivale. La Fiorentina vince il primo scudetto nella Master League. Mamma mia. Quindi i verdetti sono questi. Fiorentina, Inter e forse direi Napoli
in Champions League, Napoli che farà i preliminari e per adesso, se non vado errato, Atalanta-Milan e forse la Sampdoria, se non vince la Coppa Italia il Genoa, dovrebbe andarci la Sampdoria in Europa League. La Juventus fuori dall'Europa, la salvezza non lo so, andremo a vedere poi ancora l'ultima giornata se la giocano ancora Bologna e Sassuolo, Parma e Spezia in Serie B. Boh, ultima giornata, speriamo che arrivi prima del Caino. Invece c'è la Coppa Italia, c'è la finale di Coppa Italia, che vabbè ragazzi, però andremo poi a giocarla e le giocheremo tutte e due, poi simuleremo l'ultima giornata di campionato. Per adesso è tutto qua, andiamo a vederci innanzitutto insieme ancora una scuola, una cosa, informazione competizione, tanto guardiamo chi viene in Serie A. Lecce che ha dominato, Lecce Bari in Serie A, dovrebbe arrivare il Bari, dal Monza, Modena, Vicenza, Cremonese, Como e Palermo dovrebbero giocare i playoff. Gran campionato della Regina, bel campionato del Frosinone e niente. Ora andiamo a vederci ancora la Premier, chi è retrocesso, vediamo, e andremo poi a scegliere una squadra, ma ve la rivelerò il prossimo episodio quando andremo a simulare l'ultima giornata. Beh, qui si sa chi comanda, non è una novità, no? Allora, qui retrocedono Brentford e Sheffield e una tra Aston Villa, Leeds United e Crystal Palace. Voglio aspettare, perché dovesse retrocedere il Leeds, allora a quel punto lì potrei chiedere un ritorno dopo anni a guidare il Leeds United. Vi ricordo e vi ripeto che io ho fatto anni fa, si parla del 2007 se non sbaglio, 2008, ben 8 Master League con il Leeds e vinsi 8 campionati di Premier di fila. Non è mai più successo, era un altro PES, era più facile giocare, adesso è molto più difficile, eh? Quindi staremo a vedere, mi ispira il Leeds, eh? Vediamo se, a meno che non è già finito in Inghilterra, no, c'è ancora due giornate, 22, 8, 30, 37, no, c'è ancora una giornata, quindi se Leeds perde e il Crystal Palace pareggia o vince, il Leeds retrocede in Championship. Vedremo, vedremo, vedremo. Ma signori, io direi di fare una cosa, poi faremo un episodio unico e giocheremo finale di Coppa Italia e Tottenham finale di Europa League e poi simuleremo l'ultima giornata di campionato e sceglieremo una tra Leeds o una delle altre due retrocesse e si tornerà in Inghilterra. Questa è la mia decisione. Ciao a tutti e ci rivediamo per finale di Coppa Italia, finale di Europa League in un unico video, ne metterò in un unico video e poi simuleremo l'ultima giornata con l'Atalanta, che si gioca molto, perché si gioca la certezza di rimanere in Europa League. Questo è quanto, almeno credo, andiamo a rivedere. Eh no, se perde il Napoli potrebbe andare a fare i preliminari di Champions, attenzione, c'è due punti, quindi complimenti alla Fiorentina, l'andremo a scrivere nel nostro albo d'oro della Serie A come tutti gli altri campionati. E quindi ragazzi, questo è tutto, ciao e alla prossima, mamma mia.